Maltese e due Coppa Sila, giusto? Coppa Sila. Terza Coppa Sila. La Coppa Sila, diciamo, che l'anno scorso andava meglio, forse il percorso è un pochettino rispetto all'anno scorso malandato, nel senso che c'erano più buche, almeno rispetto, mi è sembrato, poi è un parere personale. Alla fine, diciamo, siamo arrivati su, è la cosa più bella essere. Assolutamente, la Coppa Sila. La Coppa Sila è qua, diventa... è scuro, parti da giù 10 km di adrenalina e te li fai tutto in un tiro. È bellissimo. E quest'anno hai partecipato al centenario della gara. Io effettivamente volevo essere presente anche per quello. Bene, fare il trofeo, diciamo. Classe TC 700, dove sul primo gradino del podio sale Francesco Maltese. Bravo! Bravo! Primo premiato della 43esima Coppa Sila, Francesco Maltese. Eccolo qui. Che arriva il pilota siciliano con la Giannini 695 e per lui abbiamo una splendida hostess che consegna le coppe, quindi complimenti ai piloti. Seconda premiazione. E allora, signori, passiamo alle premiazioni, al podio di raggruppamento, secondo, terzo, quarto raggruppamento, partiamo dal secondo. Terza posizione per Andrea Croco con la Fiat 127, il pilota della Cosenza Corse. Seconda posizione di secondo raggruppamento per Francesco Maltese, scuderia Trapani Corse con la Giannini 695. Con il tempo di 6:59:43 ha vinto il secondo raggruppamento Francesco Incutto con la Fiat 128 Rally. Questo è il podio del secondo raggruppamento. Eccolo qua. Le auto costruite fino al 1977 sono quelle del secondo raggruppamento e noi li stiamo premiando. Crocco, Maltese, Incutto, il...